Sono con Vincenzo Salem, protagonista di Con tutto il cuore, in scena al Teatro Manzoni dall'11 di dicembre fino al 1 di gennaio. È una storia particolare in cui c'è ancora al centro un trapianto di cuore, con un cambio di personalità determinata da un trapianto, un tema che a te è molto caro. Vuoi anticiparci qualcosa? Sì, in realtà è un cambio di personalità che mi attribuiscono gli altri, perché ovviamente, come immaginate, non può cambiare la personalità di una persona perché gli trapianti il cuore. Il cuore, forse Aristotele riteneva fosse la sede dell'intelligenza, ma erano altri tempi, sono passati migliaia d'anni e la scienza ha fatto grandi passi avanti. Tuttavia ci sono persone come questa famiglia di delinquenti che ritengono invece il cuore la sede appunto della personalità, dei sentimenti di una persona. Per cui, prima che questo delinquente muoia, dona il proprio cuore ad un'altra persona che lo vendicherà. Tuttavia lo dovrà vendicare ammazzando quello che lo ha ammazzato, che è un altro delinquente, però questo delinquente non vuole che ad ammazzare il delinquente che gli ha tolto la vita, non vuole che sia un uomo d'onore, vuole che sia un fesso, perché quello lì non è degno di essere ammazzato da un uomo d'onore. Per cui scelgono il più fesso tra tutti i pazienti di questo professor Gargiulo in lista d'attesa per un trapianto di cuore ed è questo professore Ottavio Camaldoli, interpretato da me, che è un professore di lettere antiche, un uomo mite, un uomo tranquillo, che però si fa mettere i piedi in testa un po' da tutti, dalla moglie, dalla figlia, dall'infermiere di turno, da una finta cameriera indiana, insomma, è un uomo che, diciamo, non conosce aggressività, però tuttavia sarà costretto a diventare cattivo. Ma questa tua tendenza a focalizzarsi su una parte del corpo o comunque su uno sdoppiamento della personalità è abbastanza ricorrente in alcune tue commedie. Pensiamo No, al perché ho trapianto fatto Amore a prima vista, un film dove o io l'amico in del realtà cuore. lì davvero, davvero prendendo gli occhi Esatto. della donna di un Io ero un delinquente in quel caso, prendevo gli occhi della moglie di questo capitano maggiore dei carabinieri e mi innamoravo di lui. In quel caso Ma era un c'è in sogno. te questa ricerca, un po', diciamo così, un po' psicoanalitica, ti interessa, dello sdoppiamento della Ma personalità? la psicanalisi ha cambiato la civiltà, quindi penso che c'è prima di Freud e dopo Freud, prima di Walt Disney e dopo Walt Disney. Penso che l'umanità, queste siano le cose che hanno cambiato davvero l'umanità, non le ideologie, nemmeno le economie. Penso che quello che cambia davvero l'umanità possa essere, insomma, la psicanalisi, la psichiatria e il nostro modo di rapportarci con la natura, in questo caso Walt Disney. Ok, senza spoilerare la fine, ovviamente, cosa ne veniamo? Che è più facile essere cattivi o essere buoni? Più facile essere cattivi, purtroppo, perché la bontà ha bisogno di prove. Le persone non ti dicono buono se tu non regali qualcosa di tuo, se non sei Madre Teresa di Calcutta o tutti i volontari che mettono la propria vita al servizio della collettività. Mentre per essere cattivo basta la fama, basta la minaccia, no?